Venerdì pirotecnico, buonasera gentili signori, siamo alle 21.30 di una vigilia, di un turno di campionato estremamente interessante, soprattutto per quello che riguarda la Fiorentina. E quindi, come ogni venerdì sera, studio ricco, mi ci ficco da questa parte. Edoardo Bernocchi, Radio Blu, ciao Edo. Ciao, ciao Giorgio. Tommaso Mattei, ciao Tommy. Buonasera a tutti. Gabriele Caldierolla, baroviola.it, ciao. Ciao, buonasera. Da quest'altra parte, l'intelligenzia sportiva di Toscana TV, Riccardo Galli, La Nazione, ciao, ciao Rick. Buonasera, buonasera. Stefano Ballerini, ciao buonasera, Stefano. Buonasera, buonasera, ben ritrovati, grazie per il nuovo invito, grazie. È un piacere sempre dividere il tempo con te. Impostazione, mail e news, come sempre, Greta Beccaglia, ciao Greta. Ciao Giorgio, per interagire con noi a tuttogol@toscanatv.com o tramite sms WhatsApp al 342 19 71 871. Entriamo nel vivo della trasmissione. L'argomento di oggi è sintetizzato in questo minuto che abbiamo estratto dalla conferenza stampa di Pioli prepartita SPAL Fiorentina. Prego regia. Sicuramente con la SPAL no, sicuramente con la SPAL no, e ripeto, è troppo importante per noi cercare di far bene domenica per far diventare una settimana molto molto importante e pesante, quella del triplice impegno Inter e doppio Atalanta. Poi dopo, la settimana prossima, avrò tutto il tempo per valutare le situazioni dei giocatori, per valutare gli eventuali recuperi o le eventuali squalifiche. Le cose cambiano velocemente nel nostro lavoro, quindi devo essere pronto. Poi ripeto, non sono contento del calendario. Credo che il trattamento doveva essere più equo tra noi e Atalanta, non ho capito perché non sia stato spostato, noi non potevamo anticipare, non ho capito perché non sia stata spostata Torino-Atalanta, ne parlo oggi e non ne parlerò mai più, siamo giovani, siamo forti, recupereremo energie e faremo bene anche, e ci faremo trovare pronti anche per la semifinale Coppa Italia, però è chiaro che poi farò le valutazioni le migliori per gestire al meglio una settimana importante e carica sia di sforzi fisici e mentali, però adesso c'è solo la SPAL, unicamente la SPAL, è troppo importante affrontarla nel migliore del modo, approcciarla nel migliore del modo, cercare di dare il massimo, cercare di tornare da Ferrara con una vittoria. Ecco, come diceva Greta, in questo minuto c'è tutto quello che è questo weekend e il dopo della Fiorentina, perché l'importanza per Pioli della SPAL, Riccardo, sì, l'importanza del turnover post SPAL in funzione di quello che sarà per Inter, Atalanta e la polemica perché la Fiorentina gioca un giorno e mezzo in pratica dopo l'Atalanta. C'è tutto. Che dici? Ma dico, allora, innanzitutto questa polemica c'è stata. Pioli fa bene a metterci il punto semplicemente per una ragione, perché è comunque caotico ormai guardare e capire gli anticipi, i posticipi, quindi è un qualcosa che ormai lo hai subito, è giusto denunciarlo, è giusto dire che così non va, però poi io prendo la seconda parte dell'intervento, quella in cui la Fiorentina ora ha l'obbligo di far bene subito con l'Atalanta per poi gestire con la SPAL per poi gestire l'avvicinamento alla partita con l'Atalanta, quindi l'Inter la domenica sera, la Coppa Italia e poi di nuovo l'Atalanta in campionato. Non è un bel calendario, ma non solo perché non c'è stato anticipo o posticipo in coincidenza, ma perché è un calendario complicato. Cioè la Fiorentina, secondo me, in queste prossime 4-5 partite si gioca davvero tutta la stagione. Se la gioca sul campionato e se la gioca in questa benedetta semifinale di Coppa Italia, che la Fiorentina deve per forza opzionare nella gara di andata, perché poi ci rivedremo tra due mesi e anche questo sarà un calcolo complicato. Però Avete tutti ragione da vendere, però a me suona strana una cosa. Proprio questa settimana vado da Stefano. Ma nella settimana in cui, cambiando fondamentalmente il comportamento, la Fiorentina va, bussa forte alla porta della Lega e dice: io il 4 di marzo non gioco perché quel giorno voglio onorare il mio capitano come voglio io, quindi non voglio giocare il 4 di marzo con l'Atalanta, e vieni spostato alla domenica prima, al 3 di marzo alle 6, con questo risultato ottenuto cozza però con la contestazione del fatto che comunque l'Atalanta ha un giorno e mezzo in più. Cioè c'è qualche cosa che mi strona. Comandano le televisioni. E allora, è inutile che uno se la Per cui uno può cercare di arrampicarsi sul classico specchio con delle belle ventose bagnate in modo da cercare il maggior appiglio possibile, però poi magari se ottieni, come si dice, il classico contentino da quell'altro, e purtroppo chi ha programmato quella domenica, quegli incontri, quella divisione oraria dello spezzatino televisivo, più di quello non ti dà. Inevitabile che sia così. Purtroppo poi
Sì, certo. E lui replica con la sua convinzione: siamo giovani, saremo forti, ci faremo trovare pronti, e dovranno essere giovani, forti e farsi trovare pronti. Ma un giorno e mezzo è così tanto importante? Beh, a questi livelli può esserlo, sicuramente può esserlo. Io aggiungo a quello che hanno detto loro, Riccardo ha detto la verità, obiettivamente devi pensare comunque che polemiche a parte ti giochi in questo mesetto la stagione. Però io dico che non doveva essere Pioli casomai a far questo. Io dico che una presa di posizione così dura magari l'avrei voluta sentire, ora non voglio dire direttamente da Della Valle, ma già da Corvino o da Cognini. O da Cognini sarebbe stato sicuramente qualcosa in più, anche perché bussi, come hai detto te, alla porta della Lega con un comunicato, con delle vie traverse, è già quello. Arriva la conferenza stampa della vigilia dell'allenatore dove dà questo messaggio, insomma l'intervento di un presidente, lo sappiamo come funziona questo mondo. Te, Andrea Della Valle, hai voglia di raccontare qualcosa, chiami il corrispondente di Sky da Firenze o di Mediaset, gli dici vieni, quello corre come un pazzo perché non, gli va, non vede l'ora di intervistarti, te ti metti lì come fa De Laurentiis e la dici. E nessuno ti può dire nulla perché non, non esiste contraddittorio. E nessuno ti dice nulla, bravo, perché non esiste contraddittorio. Quindi intanto te dai il tuo messaggio della società, non dell'allenatore. L'allenatore, vedi, fa un discorso tecnico che può aver senso, Gio, può aver senso. Anzi, forse ha più senso la sua lamentela che non la sua lamentela. No, no, certamente. Abbiamo parlato recentemente. Sì, sì, ne abbiamo parlato, parlato recentemente. Anche noi in radio. Sì, sono d'accordo un po' con i pareri di tutti, nel senso che comunque... Basta però essere d'accordo tutti. No, però... Opponiti! Però sto scherzando, Mi sembra... No. Insomma, un argomento. Aggiungo solo che sei d'accordo. Quello che dici tu, secondo me è condivisibile, però la forzatura fatta sulla story c'era un evento più molto diverso, esatto, da una questione legata a si gioca un'ora prima. Potevano fare il pacchetto, oh, no? Se vedi che vai, che vuoi andare vale per una cosa, per quello, allora sì, allarga, come diceva giustamente Tommy, il concetto. Piglia in considerazione tutto quello che c'hai da fare e dici a questo e questo. Però faccio una domanda, non voglio essere offensivo o mal interpretato, ma non era bello celebrarlo in campo? No, parlo, qui faccio un discorso umano. Io dico di sì. Ci sono delle convinzioni interiori che ti portano a dover... Però probabilmente ci sono programmi, una richiesta del genere. Su questo a me non siamo d'accordo. No, io invece ho trovato giusto che... Ok, che no, ma io non dicevo che era sbagliato, domandavo. Che quel giorno sia stato liberato dall'impegno sportivo. Ma perché magari loro hanno intenzione di fare cose. Qualcosa, ci saranno... Io onestamente... C'è una messa... Però ecco, nel paese dove è nato lui c'è una pressione interiore di cuore, di ricordi, certo, questo di, lo comprendo, però ecco, per te tu provi a fare quel tipo di domanda. Io oltretutto e poi oltre, ripeto, due insieme che ti vanno bene è difficile, perché purtroppo, ripeto, certo, oggi come oggi le televisioni hanno la spada dalla parte, lo so. Se provi a pigliare l'altra parte, ti tagli. Atalanta Fiorentina, visto che lui era anche bergamasco, Fiorentina, io non l'avrei vista male come celebrazione calcistica. Capisco quello che dice Riccardo, ovvero che comunque noi parliamo tutto, da osservatori. Questi ragazzi l'hanno visto purtroppo andarsene una mattina in un albergo e ci hanno vissuto degli anni, insomma, a stretto contatto. Quindi posso comprendere, e io domandavo solamente sono punti di vista, ti dico, l'avvenimento sportivo si è libero da quel giorno, cioè sono d'accordo, l'avvenimento per sportivo carità, ci può essere in campo, però domanda, ma non potevano posticiparla la partita? Non ho capito, scusa. Non potevano posticiparla? Perché era in programma lunedì sera alle 20:30. Non si poteva metterla dopo invece che prima, per evitare la polemica questo, di Pioli? Questo qui doveva... credo che Pioli si sia... Sì, arrabbiato tutto forse per questo. Insomma. Pioli si è arrabbiato più che altro perché Fiorentina-Torino giocano sabato alle 3. Sì. Fiorentina-Inter domenica sera alle 8:30. Vabbè, e poi lì, il martedì lì è, come dice Stefano, lì la televisione, Fiorentina-Inter è partita di cartello. Però è anche vero che la Fiorentina gioca in casa, l'Atalanta in trasferta, quindi, come dire, un piccolo margine, sì, la Fiorentina di vantaggio ce l'avrebbe. Io credo una semplice cosa, che pensando e ascoltando i vostri discorsi, senzienti e precisi come sempre... Senzienti.
Non lo so, è parente degli accademici della Crusca. Allora, io credo che adesso, no, col fatto che si chiude un cerchio, no, di fatto da 4 marzo a 4 marzo, e da dopo, quindi dal 5 già mattina, io credo che il capitolo a Story debba comunque rimanere nella memoria dei ragazzi, dei tifosi, di tutti, però debba passare un attimino in secondo piano, perché non strumentalizzare, esatto, io credo che questo ragazzo e la famiglia soprattutto debba essere lasciata in pace, ed è bello anche pensare che adesso, in concomitanza, ahimè, con l'infortunio di Pezzella, proprio in questo periodo il capitano sia Chiesa, che magari chissà se ancora esistono le bandiere, chissà se ancora ci sia voglia per un ragazzo di rimanere attaccato a una maglia a Firenze e a una città come la nostra, e così, in un cerchio, io me la immagino, da eterno innamorato me la immagino così. Per te la fascia, il valore della fascia di capitano ha ancora valore? Per me a Firenze specialmente sì. A Firenze, perché in tante altre città no. So dove vuoi arrivare, faccio l'avvocato del diavolo, ti anticipo, ti dico, a Firenze è una città che... Ormai fai l'avvocato del biscione. Lo so, che sui propri colori, guarda i quartieri, guarda il calcio storico, guarda tante cose, ci sta attaccata. E il simbolo della fascia di capitano è il fiorentino in campo. Quindi se prima era Story tanto... Tu mi stuzzichi. Perché questo discorso ora? E perché questo discorso non è mai uscito quando Montella faceva il capitano a Turnazione? Personalmente io la pensavo nella stessa maniera. Se non ricordo male, Montella faceva il capitano. C'è stato un periodo in cui l'ha fatto. Sì. Gonzalo Rodriguez, Borca Valero... Ma per scelta, no? Proprio scientemente. Quindi mi pare che da allora... Pizarro. Il ruolo di fare il capitano... Credo che fu fatto per stuzzicare... gli animi di ciascun giocatore domenica per domenica, per quindi anche per te ha senso ancora la fascia di capitano? Assolutamente. In questo calcio italiano di moderno, assolutamente sì. Essere capitano di una squadra conta. Conta, ed è stato giusto che l'Inter abbia sfasciato Icardi, e per me nel vero senso doveva sfasciarlo, non solo metaforico ma anche letterale, e porlo immediatamente sul mercato. Sono pochi i capitani veri, però. Sì. Ecco, io volevo dire questo. Cioè, io ricordo Fiorentine fascia... dove la fascia la portava X e il capitano era Y. Ci sono periodi storici in cui hai nel tuo organico un giocatore con la G maiuscolo che unisce tutti, e quello è stato Giancarlo Antognoni per tutto il periodo. È stato prima, non era stato De Sisti. Inimicherò, si dice? Forse. Mi inimicherò un po' di tifosi. Però, come posso dire, non voglio fare il grande, non voglio fare quello che ha vissuto chissà che mondo, però questo è un po' il limite di Firenze, Siamo un po' provincialotti in questo. Questo doversi attaccare per forza a qualcosa che sia il quartiere, la bandiera, il... È vero. Cioè, a Milano ti fanno una pernacchia se te gli parli di questa roba qua. Non tutti, perché io credo che anche a Milano capitani come Maldini, come Zanetti, come Facchetti, vado ancora più indietro. Vengono ricordati. C'è stato Rivera, c'è stato Mazzola. Sì, ma ragazzi, ma mi dite un capitano degli ultimi... Ora, non parliamo di Vittorio Pozzo. Mi dite un capitano, escluso Totti, degli ultimi anni, dell'era 2000, che abbia il significato del capitano. Del Piero. In Serie A. Non è 2000. No, beh, 2000 comunque ha smesso dopo, ha smesso nel 2010. Sì, ho capito, ma non è 2000. Io ti dico negli anni 2000, cioè diventato capitano del 2007, che oggi è capitano di una squadra. No, nessuno. Non esiste più. No, ma io, secondo me, il discorso è arrivato Fabio su questo, sulla fascia. Sì. Chi, scusa? Fabio Cannavaro, ma solo perché vinse il mondiale nel 2006 come capitano della Juve. Ci fu anche l'evento. Sì, no, ma perché ci fu il mondiale. Secondo me il concetto del capitano per quale siamo entrati in questo dibattito, aperto giustamente a lui, è... il simbolo in questo momento. Allora, questo ok, sì, certo. Io invece concordo con quello che dice. Allora, la Fiorentina in questo momento a Pezzella e tutto, però si ritrova in una situazione diciamo morale, tra virgolette, che ben ci sta il discorso che il ragazzo, che Chiesa, il talento e tutto, sono d'accordissimo, abbia anche questo riconoscimento. Poi è chiaro, anche io sono d'accordo che magari il capitano in realtà lo può essere anche qualcun altro, anche se Chiesa ha un grande carattere, quindi lo vedo anche d'impatto. Però la fascia che stiamo identificando qui stasera, secondo me, è molto più un simbolo il capitano della storia della Fiorentina. Secondo me è un primo messaggio per dirti: guarda, ti do la fascia,
Ma non te ne andare? Un domani potrei darti di più. Un domani potrei darti sì, di più. Sì, ma questo sono d'accordo. Dipende, dipende cosa facciamo alla fine del campionato. Cioè, questo è, o vai in Europa League, allora c'è un rilancio della società. Sono d'accordissimo si su quello che... Si sacrifica, non Chiesa, qualcun altro, perché... Uno barra due. Parafrasando, parafrasando un mio caro amico Giorgio Micheletti, risultato? Non è importante, ma è tutto. Hai visto? Comunque io sono d'accordo con quello che dite, assolutamente. Il mio era un messaggio di non essere troppo, cioè il nostro essere troppo romantici a volte non ci ha aiutato in certe cose. Cioè, capisci cosa ti voglio dire? Sì, sì, cioè, ma io ora ti vengo dietro e ti dico, a maggior ragione in questo caso è il romanticismo, perché io con tutto, però io non credo che una fascia a Chiesa per queste cinque partite possa avere un'influenza sul futuro di Chiesa. Cioè, è proprio una cosa simbolica. La Fiorentina fa tanto, viene riconosciuto in questo ruolo, ma credo che se il mercato dovesse prendere una piega, la fascia di Spal Fiorentina non avrà un'influenza non credo. Su questo. Vedi Bonucci, per esempio, per dirne uno, no? Che era capitano del Milan, tra l'altro sta giocando in questo momento e assegnato. Sì, assegnato. Stefano, sei sulla torre. Eccoci. Eccola. Vai. Devi buttare giù uno tra Pezzella e Chiesa. Nell'ottica di quello che state dicendo, capitano con la fascia, capitano senza fascia, simbolo. Salgo sulla torre, mi guardo intorno, mi butto giù. Ma la domanda era, bello, tra i due chi è più, chi è più importante? Non hai Ventose, quindi non ho Ventose, chi è più importante? Sui massi sconnessi, allora, non andiamo sui sacrifici fisici, chi è più importante? E in caso di assenza, tu preferisci perdere Chiesa o preferisci perdere Pezzella? Preferisco perdere Pezzella. Ci metto Milenkovic, risolvi il problema. Che giocherà centrale, tra l'altro, contro la Spal. Oppure, cioè, oppure come è stato contro il Bologna, che ti mancava Pezzella, esatto. Hai messo Ceccherini, è una partita in cui il rischio è limitato, te la puoi cavare bene anche con Ceccherini centrale, tenendo Milenkovic sulla fascia, o l'intercambiabilità è assicurata. Anche perché Lorini non dovrebbe farcela. No, Lorini non ce la fa, secondo me. Però, perdonami, Milenkovic, poverino... stava per aprire un paio di bottiglie di vino rosso stasera, perché poteva giocare centrale. Non gli togliamo questa possibilità. Micro sondaggio di studio. Sulla torre. Se devi perdere qualcuno, chi perdi? Chiesa o Pezzella? Pezzella, anche perché se butto Chiesa poi lo prende subito qualcun altro. Quindi Pezzella, con tutto il rispetto, magari ci sta guardando, ma perdo Pezzella. Senza. Sì, anch'io sono d'accordo, però come dire, con qualche riserva, perché anch'io a livello anche tecnico, no, proprio a livello di rosa, preferisco perdere Pezzella, però secondo me sarà un'assenza che comunque a livello di leadership peserà contro la Spal. Tommy, chi perdi? Non è una domanda semplice, non è una domanda semplice. Per età, per potenzialità, per obiettivi e tutto quanto, ti dico Pezzella, ti dico anch'io rinuncio a Pezzella. Però non so, non sono molto d'accordo con Pioli sul valore di Chiesa capitano. Cioè, non lo so come dirtelo, vedo più... Però chi vedi come... Ma no, ma io ti dico, io ti metto, faccio un ragionamento però su dove metto Chiesa 26enne, allora, grande campione, io non ce lo vedo capitano, nemmeno... Cioè, ma è un passaggio, sono delle partite... Allora, il simbolismo di prima lo condivido e lo accetto e lo sottoscrivo. Se mi fai un discorso di progettualità in avanti... Io come capitani ci vedo altri personaggi, ma non che Chiesa non valga a 102 miliardi di milioni di euro. Dico per lo spogliatoio, prova per il a intrufolarti ruolo... nelle prossime partite. Allora, tu devi giocare con la Spal, ancora poi arriva con Chiesa, l'Inter, vado poi Chiesa, c'è Chiesa, Lazio, fino a che non rientra Pezzella vado con Chiesa. Il discorso è più proiettato. Il mio discorso avanti, è dirti, la mia idea di capitano... Con la richiesta, Chiesa, per favore, portami in Europa League. Benissimo. E questo mi sta bene, però la mia idea di capitano è uno come Batistuta che entra nello spogliatoio e dice a Rui Costa adesso entriamo in campo e li sbraniamo vivi. Questo è il capitano per me, sì. È uno che si prende botte, schianti, urla, dà botte, schianti e urla. Chiesa io lo vedo il talento, è quello che mi deve stare libero da certi ruoli. Nelle due assenze, Gabri, chi preferisci subire come assenza? Pezzella o Chiesa? Anch'io mi sento molto combattuto, perché Pezzella mi sembra veramente imprescindibile come pedina per Pioli. Certo è che togliere Chiesa, soprattutto in questo momento,
Non c'è proprio modo. Quindi in questo momento butto giù Pezzella, ma in virtù di questo. E allora, questa è la vostra convinzione, microsondaggi studio, abbiamo la pubblicità, dopo tiriamo le fila perché questa vostra posizione secondo me smonta determinate cose. Eccoci. Ci ha fregato tutti, ragazzi. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Hai 62 anni e 38 di contributi? È il momento della pensione. Vieni nelle nostre sedi. Ci trovi su www.incatoscana.it. Inca CGL Toscana, il patronato che ti tutela. Dopo 3 anni di protesi mi sono ritrovato come i miei denti di una volta. Il dottor Cesare è una grande persona. Ho ritrovato il mio sorriso. Pensa che la mela io la mordo. Non pensavo di risolvere in battibaleno tutti questi problemi e mi preparerò per la parte superiore. Cliniche dentali Iris del dottor Cesare Paoleschi, l'esperto in casi complessi in Toscana e Liguria. Iris è anche a Pisa, Pontedera, Ponsacco, Cascina. Sillab è realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Sabato 23 febbraio partecipa alla 4ª edizione della Notte Rossa di Arci Toscana. Una grande cornice per tanti eventi diversi. Cinema, musica, approfondimento, solidarietà, teatro e tanto altro. Vieni a scoprirli negli oltre 1000 circoli, SMS, case del popolo di tutta la regione. Perché Arci è cultura, ricreazione, solidarietà e partecipazione. Cerca il circolo e l'evento più vicino a te su Facebook e sul sito www.arcitoscana.it. La Notte Rossa di Arci Toscana ti aspetta. Eccola la nuova tranvia T2 Vespucci. In 22 minuti puoi andare da Piazza dell'Unità all'aeroporto e da lì in tutto il mondo. E poi ti porta all'università, al Parco San Donato, al Palazzo di Giustizia, alla Regione Toscana. Nuova linea T2 Vespucci. Firenze è più vicina. Campagna realizzata con il contributo del Porfesro 2014-2020. Qualora ci fossero stati dubbi, 3-0 della Juventus al Frosinone, il gol è di Cristiano Ronaldo, siamo oltre il 60esimo di gioco, già tutto a casa, già tutto finito. Allora, se è vero che si può fare a meno, o per meglio dire, che l'assenza tra Pezzella e Chiesa è più masticabile quella di Pezzella, perché preoccuparsi per domenica? E perché preoccuparsi così tanto di questo periodo? Che Pezzella non ci sarà? No, spiegatemelo. No, ma io non mi sto strappando le vesti. Ma invece mi pare che ci siano vesti stracciate da tutte le parti. Pezzella è sicuramente un uomo che guida questa squadra sia dal punto di vista carismatico, sia dal punto di vista tecnico per la difesa, sotto tanti punti di vista. Però, ti ripeto, io con Milenkovic centrale mi sento molto tranquillo da questo punto. Per questa partita, ora... Ma anche con l'Atalanta, non credo che Duban Zapata... Con l'Inter magari. Con l'Inter posso essere d'accordo, ma con l'Atalanta anche... Anche quello è un passaggio, eh? Assolutamente. Ma che sia una mancanza, se no non sarebbe Pezzella, cioè, chiaramente. Però non è che siamo a Fiorentina-Milan del 99 quando si è rotto Batistuta... No, vabbè, certo. Ecco,
che lì crollò un mondo. Che l'assenza di Pezzella, senza di Pezzella è comunque colmabile. Sì, allora io rimango dell'opinione che sarei più preoccupato se non ci fosse Chiesa. Certo. Su questo io rimango su questo anch'io. Punto di vista. Poi Giorgio ci chiedi se perché c'è allora questi timori, no? Timori ci sono perché comunque nell'assetto difensivo della Fiorentina un'assenza come quella di Pezzella rischia di farsi sentire, poi dice bene Stefano, magari non contro la SPAL ma già contro l'Inter, certo. Rientra proprio Icardi contro l'Inter. Non credo oggi sia allenato, ha un'infiammazione al ginocchio, poi dopodomani avrà un'infiammazione al mignolo, fra tre giorni avrà un'infiammazione da altre parti, eccetera. Quindi eccetera. Però ecco, andando davvero all'Inter o anche alla prima semifinale contro Atalanta, quell'assenza lì nel mezzo si farà sentire. Però Milenkovic, Vitor Hugo secondo me magari andrà a corrente alternata, auguriamoci che questa sia la fase della corrente positiva e quindi sì, c'è. Del 2-20, se non ci fosse Chiesa e ci fossero soltanto per lo stesso numero di partite solo Simeone e Muriel, io un po' più preoccupato sarei. Grande Riccardo, perché hai toccato un tema che volevo analizzare subito con voi. Vai, lo so io. Andiamo. Simeone. No. Ah. Muriel, se dice Piazza Muriel. Smetto. Muriel. Ah, Muriel. Dove è finito? No. Muriel è lì. Ora. Vipera. Non puoi pretendere che Muriel tutte le domeniche spari al massimo. È arrivato, ha fatto tutti i suoi gol, ci ha rialzato un pochino i bioritmi. Ora, se una domenica non gioca non segna, se guadagnate riscatto, non credo che succeda niente di straordinario. Io vi dico che l'ho detto al mio coequipier Paolo Caselli oggi, tuo parlavamo. Grande Paolo, numero co-equipier. Uno. Co-equipier. Ragazzi, ma che parola usate stasera? È un termine così. Perfetto, è che spiega tutto. Coequipier è quello che sta accanto al guidatore delle che gli spiega il percorso. Che però non è un subordine, certo, è un co-equipier, conduttore. Secondo me, domenica mossa a sorpresa. Gioca Piazza. Mi hai tolto la parola. Gioca Piazza. Lo sai che lo pensavo nel pomeriggio? Si gioca l'ultimo rilancio possibile. Anche perché non c'è Miraias, poi giocando fuori in trasferta non quindi, c'è quel famoso Mugugno. Muriel, Piazza, Piazza. Sono d'accordo con te, lo pensavo oggi in macchina. Entri con Piazza se il ragazzo ancora una volta non tocca palla. Arrivederci, grazie. Lo metti, dice guardi, l'ultimo posto in panchina è quello, si porti anche lo scaldino perché di lì non ti un tazzo. Sono d'accordo con te. Metti Simeone nel secondo tempo e poi ti giochi la solita. Sono d'accordo con te, lo pensavo in macchina oggi mentre venivo qui. Riccardo, poi può succedere che non succeda. Io però non sono d'accordo. No, allora io Riccardo e Edo sono diversi. Sì, giustissimo è questa. Però io non sono d'accordo sulla scelta di Piazza. Non che io non sia d'accordo, non credo Pioli faccia questo ragionamento. E scusami, quindi va con Simeone? Con Gerson. Ah, secondo me, tra l'altro, danno tutti secondo in vantaggio. Secondo me con Gerson, perché come dicevi, Simeone se lo tiene. Piazza lo fa riavvicinare, perché Piazza secondo me più che a livello fisico è da sbloccare anche lì. Allora è una partita che tu devi vincere per forza, può essere Piazza magari si può riaffacciare, però non domenica, poi ci sbagliamo. No, e no, ma lo dicono tanti, dire, avevi ragione te. No, meglio no. Farlo giocare e dargli una chance con la SPAL che non metterlo in campo con l'Inter, laddove questo giocatore sì, certo. Però dargli invece la possibilità di fargli trovare un briciolo di bioritmo, un briciolo di convinzione, un briciolo di voglia. Un briciolo. Per poi utilizzarlo io invece farei un ragionamento diverso, preferirei affrontare la SPAL con una formazione un pochino più rodata piuttosto tenere in panchina Muriel contro l'Inter per averlo magari un pochino più riposato. Te fai turnover. Sì, cioè per me la stagione della Fiorentina si gioca, sono d'accordo, sì per carità. Io non ti dico che queste sono partite di allenamento per l'amor del cielo, però ecco, io attenzione perché sento vagare un'entrata a piedi uniti di Gabriele Cambiaso. Un ragionamento di questo e lo vede quando lui parte, no, così entrando con la labarda spaziale come a volte mi viene da dire. Siamo partiti dalla mancanza di Pezzella, alla fine Emma, Gerson, Piazza, alla fine non abbiamo paura della SPAL ma della Fiorentina certo. E quindi gira e rifrulla, il problema è sempre quello che soprattutto in queste partite dove la SPAL non propone gioco, comunque quantomeno sulla carta no, e la Fiorentina deve sbloccare il risultato, ecco arrivano i dolori. Allora cosa faccio? Rilancio Piazza, guardati, che guardati, è in naftalina. Guarda. La labarda spaziale, guarda. Grazie regia. Questo è un bellissimo. Gigro Bo d'acciaio. Quindi dico, rilancio Piazza che è in naftalina da tempo, Gerson non mi sta dando continuità, faccio giocare lui, mi invento Simeone, Muriel e Chiesa. Per una volta, da quando ha cominciato a giocare nel posto suo? No, non,
non sono d'accordo. Fatto vedere. Come no? No. Fatto una volta che ha giocato esterno, ha fatto quello che ha fatto quando a Roma è venuto qui, ci ha dato capito, due pere. Ma da un giocatore come lui non mi posso aspettare una partita da seino in pagella. Ma è la prima volta che gioca nel posto suo. Non sono d'accordo. Come no? No. Sempre giocato in posti non sì, suoi. Ha giocato interno di centrocampo. Lui che non è d'accordo solo... sul rendimento. Ah, dice. Vabbè, sono d'accordo sul rendimento. Sì, sulla sì, posizione però... è chiaro. Ma d'accordo. Il rendimento secondo me è dettato provocato dalla posizione. Però guarda caso, prima dell'Udinese, no? Cosa dicevamo proprio qua? Dicevamo, la Fiorentina deve pensare partita per partita. Guarda caso, va Udine, ha sprombattuto, abbiamo asfaltato la Roma, Udine, unico risultato vittoria, no? Se hai pareggiato. Ma il problema è la Fiorentina. È quello il problema. Hai pareggiato dopo essere stato sotto. Quindi Stefano, domenica a Ferrara, solo vittoria. Solo vittoria. E da lì poi cosa fai? Da lì in poi cerchi di proseguire su quel trend. Domando, se è solo vittoria, mantieni vivo il sogno Europa attraverso il campionato, giusto? Vai, dai 32 vai ai 35, potresti superare la Sampdoria, potresti superare il Torino, porti dietro la Lazio, rimani in quella zona dove puoi cullare qualsiasi tipo di sogno, però poi tocca a te. E poi allora, però hai Inter, Atalanta. Sì. Oggi gliel'hanno chiesto Pioli in pratica ha detto ci sta che io faccia turnover, cioè sacrifichi il campionato per la Coppa ma dopo la SPAL, però io voglio vedere se con la SPAL vinci fai lo stesso turnover. Ma siamo sempre lì con l'Udinese, il buon Mattei disse il pareggio è l'unico risultato che non sposo, non te ne fai di niente, purtroppo hai pareggiato. No, io dissi, me lo ricordo come fossi qui qualche settimana però fa. Vedi quello che dici tu, allora l'unico turnover che vai a fare in quest'ottica è quello con l'Inter che devi farlo, allora però è inutile. Contro la SPAL allora non fai giocare Piazza, fai giocare appunto Gerson o Simeone, cioè, e con l'Inter glielo poi, dai. È con l'Inter che poi allora mi torna anche in questa, però vi faccio una domanda, siamo a fare le figurine ragazzi poi, cioè, vabbè, sicuramente negli uomini chiave vi domando, non sto dicendo che la penso così, ma negli uomini chiave il turnover è obbligatorio? No. Alla luce del fatto che la Fiorentina è una squadra che arriva da un'annata senza coppe. Bravo, no. Non credo che i Muriel tre partite in una settimana non le possano fare. Secondo me invece Muriel... Vabbè, ho scelto proprio quello che è proprio, tra tutti. Però, perdono, Chiesa sì, preparato. Chiesa, sì, certo. Anche per tu, questi giocatori qua, no? Chiesa Benassi. Sta tirando un po' la carretta. Sì, però con quella dinamicità, quell'entusiasmo anche. Ha ragione che Pioli, ha. Comunque dire sono giovani, eh. Certo, no, infatti, il lavoro certo. La quantità lavorativa materiale di un calciatore nell'arco della settimana. Un calciatore nell'arco della settimana lavora 17 ore, se mette assieme le ore di allenamento e la partita, 17 ore materiale di sforzo fisico, non è che sia. No. Prego Greta, che già anche lei sta dicendo hai visto mai quanta roba abbiamo fatto, fatemi lavorare un po'. Vai. Un capitano è sempre una bandiera, non pensate sulle grandi nomi, ma ogni squadra, anche se piccola, ha la sua bandiera. Sono d'accordo con Tommaso, anche io avrei preferito che la Viola in campo per commentare, che avrei preferito che giocasse la Viola in campo per commemorare Astori. Uh-huh. O ragazzi, in Toscano, se si vince la Coppa Italia, vi ho a piedi fino a Monte Morello. Giù, è lunga, eh? Io non conosco molto la geografia toscana, è lontana. Non è vicino, è una bella piedi. Ci fermiamo, no. No, potremmo, non lo posso dire perché è una marchetta. Potremmo sposare questa storia qui. E lo facciamo tutti? No, scordatelo. Col piffero. La facciamo fare a lui. L'abbiamo già detto, è complicata. No, lo facciamo fare a lui e noi lo testimoniamo con le telecamere. Sarebbe bellissimo. Lo seguiamo con le telecamere. Se il nostro telespettatore si mette d'accordo con Greta, tu che sei una task force internetiana, tu e Gabriele che state... Tra l'altro quando mi potete dire che si possono divulgare le cose che state preparando per il 4 di marzo, sarà importante seguire bene quello che sta facendo la nostra redazione New Media, perché non è inglese, è latino. Attenzione, scrivi, gentile ascoltatore, mettiti d'accordo con Greta, se davvero lo fai noi veniamo dietro con le telecamere. Bello. Bella cosa. Però, noi ovviamente o in bicicletta o in motorino, vabbè, in macchina. In bicicletta è un'altra. Anche bicicletta. Ci vuole un semi professionista in bicicletta elettrica. Senti, no, perché mi faccio con la catenina dentro il canotto. Sì, esatto. Scusami, lo sai che a piedi io credo, non voglio esagerare, ma ci vogliono 8-10 ore forse. Cosa? Andare in Monte Morello a piedi? No, per favore, 8-10 ore. Quanto ci vuole? Il ballero in mezz'ora va e torna. Io sono un po' nei giorni, a me non piace camminare, io odio camminare, per cui
però 8 o 10 ore mi sembrano eccessive. Perdonatemi, ora si è piccato, va a cercare quanto tempo ci vuole. Guarda la distanza. Mandiamo Piazza almeno. Uno che è abituato a corricchiare. Ragazzi, 3 ore, 4 ore. Detto questo, che è una cosa estemporanea che ci porta lontano da Fiorentina Spal. Di regolarità. Di regolarità soprattutto. Fiorentina Spal, Riccardo, sì. È da vivere fino in fondo? È l'ultima partita che vivi fino in fondo? E poi metti tutto sull'Atalanta? All in sull'Atalanta? Allora, sull'Atalanta io lo metto tutto. Comunque. No, anche a prescindere da Spal Fiorentina. Poi ecco, visto sono che 20 siamo... chilometri, Quanti? 20. Con una media di 4 all'ora. No, ragazzi, insomma, bella 4 ore, 5 ore, dai. Di più. Va bene, dai, ti concedo 5 ore. Credo. Lanciagli la sfida. Turno di lavoro. Lanciagli la sfida. Una giornata. No, io a piedi, guarda, io la camminata, due binari paralleli, non mi incocciano mai nemmeno il binario morto. Stefano, io viaggio. Ti faccio la maglietta con Firenze Viola Super Sport. E ce n'ho a Iosa. Appunto. Metti la Fonnova per l'occasione e 5 ore, la sfida. Bello però, anche questa ripresa, no. Bellissimo. Intanto calcio di punizione per il Frosinone. Conciano. 3-1, vai. Io Ciano su, hai già visto. Utile solo per la Coppa Italia ci punto a prescindere anche da Spal Fiorentina, perché è un'occasione troppo ghiotta, troppo bella e troppo importante da non considerarla già adesso. Poi, stavo dicendo, il campionato è lunghissimo ancora, quindi la Fiorentina ha la necessità di tenerla viva, no, la classifica, e quindi dopo tutti i pareggi che abbiamo visto, quei punticini che poi non hanno fatto mai classifica perché sei ancora indietro, sei ancora di rincorsa, devi onorare tutto e devi pensare che quel tutto può trasformarsi anche in un obiettivo. Però in questo momento la Fiorentina deve essere chiara, l'obiettivo deve essere quello di vincere Fiorentina-Atalanta semifinale, andare alla semifinale di ritorno, fare il risultato e andare in finale di Coppa Italia. No, non c'è dubbio. Perfetto. E poi? Sottoscrivere. E poi provare poi a festeggiare. Poi provare a vincerla. No, perché, vincerla. Il provare a vincerla, se avete notato, in questo periodo non viene aggiunto da nessuno. Come no? Cioè, io tutti solo si fermano augurando se andare Milan batta la Lazio, perché sennò... A Roma con la Lazio è due, ha ragione Stefano, questa è una considerazione importante da fare. Entra in Borgo, non sono d'accordo. Sono d'accordo, ma bisogna vincerla, la Fiorentina deve. No, ma non c'è nessuno che dice no. Accontentiamo di andare in finale, accontentiamo il piffero. Ma soprattutto deve. No, ma una volta che sei lì non puoi, è un controsenso, è un ossimoro, visto che state usando tutti i termini. Allora vi faccio vedere che ho studiato anche io. Ricordate che quella disgraziata finale con Napoli non è stata giocata. No, ma infatti quella non lo so. No, cioè, quella è stata non giocata, ma è stata diretta da poi qualcun altro. Ci fu quel prepartita terribile. Mamma mia. Sì. Allora, io dico Montella che devi vincere. Però era... Devi provare a vincere. Ma devi vincerla non tanto per dire perché porti in Europa, no, devi vincerla. Perché bravo, è un trofeo. È un trofeo. Entri nell'albo d'oro. Cioè, appunto, esatto. Quindi la impronterei più su questo ragionamento. Cioè, andare avanti in Coppa Italia non tanto come viatico per l'Europa, no. No. Poi è un viatico per l'Europa. Tra l'altro, Edo mi ha aggiunto una notazione che mi ero persa per strada quest'anno, che vince la Coppa Italia va in Europa. E va al gironcino, quindi va al settembre. Salti preliminari, ecco. Sì, ragazzi, ma stiamo scherzando. Arrivare in finale e vincere. È la classica occasione nell'occasione. Fai tre cose in una volta sola. Citando il mio amico Michel Isler, altro che coltello fra i denti. Ti devi mettere una lavarda spaziale. Un'altra lavarda, la seconda. No, posso dire una cosa? Siamo in pubblicità. Eccola. Manca ancora un po'. Io ci ho pensato, è tutta la puntata che ci ripenso. Perdonatemi, bisogna lo dica. Io se Milenkovic non gioca centrale, non la guardo Spal Fiorentina. E cosa guardi? La prova del fuoco? Io sono a lavorare, la devo guardare per forza, anche se... Ma perché questo dramma? Non posso dire ragione. Stavo ripensando alla cosa che ha detto Stefano, Ceccherini centrale e Milenkovic a destra. Se Pioli, neanche con l'assenza di Pezzini... Ma qual è il problema? Ormai l'ha adattato, cioè non è che devi preoccuparti che lui giochi. Ma gioca anche Ceccherini a destra. Ormai ci gioca, metti anche Ceccherini, l'interscambiabilità dei due. Sarà più ha ragione Stefano. Come il Bologna, andrà come il Bologna. Perdonami, fammi fare un ragionamento più ampio. Te con l'Inter e le due semifinali con l'Atalanta. Piano che rientra. Matteo, pensaci dopo. No, vai a Ferrara. Scusami, vinci, son due anni che... e dopo si riparte. No, di che non sono d'accordo con te. Sono due anni che Milenkovic gioca a destra. Gli devi far fare una marcatura su Lautaro Martinez e su Icardi in Avessi una partita con l'Inter. Martinez, devi andare con Duvan Zapata, che non è un cliente comodo.
Lo vuoi far giocare con la SPAL centrale per fargli riprendere un po' le idee? Sì, ma sicuramente gli frulla. Stai tranquillo, già c'è Ceccherini centrale e io non la guardo la partita. Ma anche perché si mette la mano a venire. Nel famoso gioco uno va via e dovesse andare via Milenkovic, ragazzi, Milenkovic lo troviamo difensore centrale ovunque. Ecco, questo, su questo non ci sono. Ma hai capito il mio ragionamento? La destra la dimentica. Hai capito subito il mio ragionamento? No. No. Sì, sì, ma io ci sono quattro partite importanti senza Pezzella. Sì, sì, sì. Metti Milenkovic, affidati. Sì. Che sì. Poi se vinci la Coppa Italia, teoricamente fai anche la Supercoppa. Esatto. No, fai esatto, tre cose. E lì un'altra alabarda a questo punto, per la Supercoppa ci vuole la pezza. Greta. Se vince la Coppa Italia vado anch'io a piedi a Monte Morello fino al Piazzale. Beh. E il risultato secondo voi proprio a numeri della partita di domenica? No, non mi è mai riuscito. Il risultato secco, tanto lo chiedevo dopo come pronostico. No, quindi, ragazzi, preparatevi. Il tavolo semina qui. A me non mi riesce, non mi è mai riuscito. Ci si prova. Meglio, no, però è carino, meglio. Se questa storia del Monte Morello prende piede, si potrebbero fare anche una comitiva. Bello, vado anch'io a piedi. Fai il picnic. Comitiva, allora fanno pure. Stefano, il terzo tempo di Stefano lo mette sempre in preventivo. Senti, io ti dico 1-3 per la Fiorentina. No, te lo sposa la grande. 1-3, Riccardo. È bello il risultato. Io 2-0, loro segnano 2-1 e poi 3-1. Vai anche con il nome dei marcatori, Stefano. Dai. Vai, sì. Ci provi. Se gioca Piazza, segna Piazza. No, Piazza, Simeone, Muri, va bene. Stasera sono o se no, uno dei due lo sostituisco, gol di Chiesa al capitano. No, io guarda, se vuoi farmi sognare... E la rete della SPAL per te sarà un'autorete di Ceccherini. No, sarà il gol della SPAL. Vai a cercare l'unico giocatore della SPAL che non ha segnato, segna o no. No, il gol della SPAL, Lazzari. Ci sta. Perché non è che abbia segnato poi, nel appunto. Senso. La Fiorentina segna con Muriel che apre le marcature, poi non gioca tutta poi dopo dorme tutta la partita. Però intanto fa l'1-0. 2-0 di Veretout su punizione e il 3-1 Milenkovic di testa dopo sul aver giocato d'angolo, tutta la partita terzino destro. Addirittura. Svetta su tutti, un gol della Madonna di testa e va col dito puntato verso Pioli a dirgli fammi, mettimi centrale contro l'Inter. Bella questa. Poi uno si sveglia e domanda ma quanto è finita poi? E si butta dalla torre. No, però ora parte le battute, 3-1 potrebbe essere. Sì, io so che prendo gli accenti tutti, ma secondo me pareggio. Ancora, il dodicesimo, non se anche ne può te più. 0-0? Cioè, poi davvero ti spari una rivolverata perché... Ma Stefano, la Fiorentina di quest'anno è così, cioè vince 7-1, poi pareggia Udine, amico mio del Nord, ti voglio bene, lo sai quanto ti voglio bene. A Milano, allora, Parma in casa, il pareggio che hai tirato via col Napoli, in questo caso, è da bicchiere stracolmo pieno. Certo, d'accordo. Salvato una sconfitta in casa che sarebbe stata pesantissima sotto tutti i punti di vista... È come se tu con Napoli avessi vinto, parafrasando, corretto. E sulla scia di questo punto guadagnato tenendo una sola sconfitta col Parma che è da Tafazzi Industriali. Da? No, Tafazzi Industriali. Hai perso una partita del Parma dopo aver vinto a Milano. Quella è stata terribile. Benissimo, Tafazzi Industriali. Vai a Ferrara, esodo Viola, 2000 tifosi. Bella giornata, mezzogiorno e mezza, non fa nemmeno freddo. Mangi non bene dopo. Vinci, mangi bene e torni a casa. Io torno e può venire la finale a Coppa Italia di Basket. Speriamo sia così, però non so. Io e su questo programma enogastronomico di Stefano, noi tra l'altro, ragazzi, a Ferrara c'è del gran cibo. La salama, la sugo. Buonissima. Vai. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Attenzione, stiamo rinnovando il tuo acquedotto. Continua l'impegno di Publiacqua per il rinnovo del sistema acquedottistico del tuo comune.
oltre 300 grandi cantieri, 200 chilometri di rete da sostituire ed un investimento di oltre mezzo miliardo di euro tra il 2018 e il 2024. Publiacqua. Per riparare dobbiamo rompere. Scusate il disturbo. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo, è il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi. Allora, sui cinque nostri protagonisti di studio sono tre per una vittoria netta della Fiorentina Ferrara e due per un pareggio. Quindi, giocando dei segni in schedina, giochiamo un X2 che non andiamo tanto lontano. E te? Dal vero. Io sono ancora più drastico. Io faccio pendere tutto dalla parte della vittoria perché secondo me è 2-0 secco. Bello, anche un bel risultato. La Spal non segna neanche a piangere perché non, nonostante Stefano dica giustamente la Fiorentina resuscita quelli che non segnano mai, domenica non... No, però, su 3-1 posso dare un gol, se lo fanno, poi si decide chi deve segnare. È un po' vero che si risuscita. Che sì, però non è il caso di domenica. Cioè, io credo che in questo momento la Fiorentina sia, con i vari bioritmi, nel momento corretto. Cioè, la partita con la Spal arriva nel punto giusto, secondo me, Riccardo, perché sì, è ormai... le carte sono giù, non puoi più nasconderti, giocare, la strada è tracciata, è quella. È quella. Di solito le squadre giovani, quando arrivano alle porte con i sassi e dicono così in un modo, così in un altro, è la volta che indovinano. Sì, e l'avversario, si presta, perché domenica contro l'Atalanta, la Spal fino a un certo punto ha fatto una bella partita, poi si è spenta e è andata a perderla, quindi sì, è il momento, la Fiorentina deve essere brava a sfruttarlo perché è nel posto giusto, al momento giusto e con gli obiettivi giusti. E poi magari la Fiorentina ha avuto anche questa prerogativa di complicarsi spesso la vita e quindi io questo... Però ecco, io non credo la Spal vada a fare la partita che della vita e che ti metta alla corda e ti metta in difficoltà. Ha bisogno di punti e quindi anche questo va detto, dietro il campionato gli si sta muovendo e quindi... Io sono d'accordo con la tua riflessione, però secondo me più che concentrarsi sull'avversario bisogna concentrarsi sulla Fiorentina stessa. Cioè, io non ho tanto paura della Spal che faccio, non faccio la partita, quanto della Fiorentina. Gli fa la tessera al mio partito. Che quando è chiamata però a giocare si complica la vita, la vita sarebbe complicata, specie quando c'ha da fare punti, c'ha da fare risultato, certo. Negli ultimi 3 anni perlomeno lo stecca sempre. Allora, questa volta però passa il fatto che giochi prima e non giochi dopo, laddove giocando spesso dopo, sapendo i risultati, sei sempre riuscita a non fare il risultato. È verissimo, Stefano, quel che dici, però in generale prima o dopo, comunque a Ferrara l'avete detto voi, ci dovrebbe essere un risultato solo, sia sulla carta che per le motivazioni che per gli obiettivi che devi fare. E invece quando è così io mi preoccupo tanto, sinceramente, magari perché sono scaramantico, tutto quello che volete, però io sto male. Quindi tu ti preoccupi tanto nel senso che o vinci e si prosegue nel discorso Europa attraverso prolungo il mio patire, oppure se pareggi finita. Pareggio è chiuso. Rischi di domenica sera di essere nella colonna di destra, nella zona anonimissima. No, sai perché? Con le famose mega tabelle, no, che vengono poi stilate, anche se pareggi, sono convinto che per le congiunzioni astrali comunque rimani in corsa. No, posticipi lo star male e basta. Allora, guarda gli incontri che c'hai. Atalanta-Milan è da sorpasso dell'Atalanta sul Milan, che a me sta benissimo. Poi c'è Genoa-Lazio. Tu preferisci Genoa che l'Atalanta passi il Milan? Stoppa la Lazio che rimane lì. Ma Inter-Sampdoria, vince l'Inter, la Sampdoria te la tengo lì. Napoli batte il Torino, te devi vincere. Se vinci, ti dico, passi 3 squadre. Non sono convinto. Vabbè. Dice chi vivrà, vedrà. Sì. Secondo me i vostri dubbi, sto cercando di capire. Certo, se tu guardi l'ultimo step in avanti dovevi farlo sfruttando trasferta di Udine e anche lì era partita l'Udinese, non segnano, però poi sei finito a soffrire, quindi
questi dubbi la Fiorentina ce li ha messi addosso ormai da questo campionato e da quello precedente, quindi è chiamata per forza a fare una cosa e quando la Fiorentina si trova forzata... No, più che altro questo campionato c'è il paradosso per cui insomma la Fiorentina con tutti questi pareggi è ancora lì, ma perché non ci sono altre squadre che emergono, cioè probabilmente anche pareggiando ci ritroveremo comunque lì, sono d'accordo con quanto dicevi. Allora quindi sei d'accordo con Gabriele, se anche pareggio domenica non butto via nulla. No, non si butta via nulla, però ti dico, a mio modo di vedere non si butta via nulla e sono d'accordo, però... Cioè, no, ragazzi, non vorrei. Come? Non si può pareggiare o perdere. No, cioè, no, sono d'accordo. Se veramente perdi la spa, ha ragione Stefano. Preferisco, ragazzi. Però. Da un lato preferisco. Perché preferisci? Perché almeno dopo mi levo tutti questi fili da manichino di rimanere aggrappato alle tabelle, ce la posso fare, non ce la posso fare, perdo, è finita, punto sulla capitale, bella festa finita. E se con l'Atalanta ti va male? Mi fai segnare la croce e mi butto dalla torre insieme a Stefano. E che si deve fare? Sono già due che buttano. No, ragazzi, non ragionerei così, sennò io condivido Stefano, nel senso... con una vittoria la Fiorentina deve arrivare per una volta, deve dimostrare di avere anche questa qualità mentale di essere un po' una squadra che vuole prendersi... Occhio, la SPAL ci fa male domenica. Allora, qualcuno ha scritto anche che la Fiorentina è più debole del Bologna. Fai il pienone con l'Inter, è da dodicesimo se posto. Perdi con la SPAL, mezzo franco è vuoto, è inevitabile. Sono d'accordo, ma io devi solo vincere con la SPAL. No, certo, no. Devi anche arrivare con l'otto, cioè la Fiorentina deve arrivare a questa partita con questa convinzione. Ma cioè quante volte abbiamo fatto 3-0 tante, quest'anno? Senti, ci sarà una volta in cui va bene. Lo spero anch'io, però ho paura che sarà l'ennesimo. Un pareggio della Fiorentina non farebbe notizia. Io lo invito più. Un venerdì salta per punizione, negativissimo così, non l'ho mai visto. No, è sempre molto attento alle cose che il passato dicono. Si è detto in tempi, anche qualche settimana fa, si disse della Fiorentina, prima di Udine, che c'era la paura, che infatti andò poi. Quindi, però dai, con la spalla hai un pochino anche di caratteristiche tecniche in più per poter pensare in maniera diversa. Innegabile, questo è innegabile. Però... Comunque c'era un fallo... Di chi? Di Cancelo. Roba Cancelo. Da rosso diretto. No, gioca Cancelo? Nella Juventus. Quindi è stato? Giallo. Bene, qual è il problema? Nessuno, infatti. Regolare. Che peraltro era di frustrazione perché in precedenza aveva subito un fallo di reazione, del Frosinone e gli ha indicato a giù e però il terzo avete ragione, però io guardo il tabellino e dico vedo 3-0. Sì, vabbè, punto. Io quando però un arbitro... E tre punti in classifica e... Però io la penso e se è dal rosso anche sul 7-0 te lo devi buttare fuori. Ah, punto. Certo. Sì, ma cioè voglio dire... Non è l'episodio che cambia l'esito del risultato, cioè chi se ne frega. È giusto pagarla, se no non sì, si dà mai... Un cliente della Juve ha comprato una macchina l'altro giorno alla fine, hanno fatto lo sconto, arrivederci. Dai. Te? No, lui. Ah, lui. Ah, anche lui, anche loro, ancora? Succede ancora così? Io la Fiat non la compro, magari, benissimo. Qualsiasi cosa. Ma... Greta, le ultime... C'hanno la Jeep ora, non la Fiat. Sì, che è una fine. Sì, gruppo FCA, gruppo FCA. Altre cose da casa, bella bimba. Forza Viola. Tra l'altro concordiamo con chi ti fa i complimenti e gli apprezzamenti. Vabbè, dopo ti fa fattura, dai. Cosa vi aspettate dalla Font questa volta, Giulio? Dalla chi? Cosa vi aspettate dalla Font? Che pari? La Font. La Font. Ragazzi, perdonatemi, la Font ha fatto una partita stratosferica col Napoli. Lui paga due grossi problemi, sui quali deve lavorare, ma ha 19 anni, lo ricordo. Lo dovrebbero chiamare a fargli l'allenamento. Ecco. Come esco io, non esce lui. No, le uscite alte... E le respinte sui tiri da fuori, da dentro, da me. Eri l'ultimo anno di Sosa a Moena? Sì. La partitella con la Fiorentina, te lo ricordi? Chi c'era in porta? A parte c'era un porta io. Ancora Sosa, ancora Sosa sta guardando che vide i ballerini che su un cross dalla destra uscì volando, gli passò sopra la testa. A Sosa. Sosa bloccò la partita. Ha detto tutti a casa. È per quello da me, che ha tirato le appena conosciuti. E ti disse, mi fece petto, come fa come faccio con i miei ragazzi quando. Mi dette 5 e si ricominciò. Dopo 3 minuti mi scende sulla destra, gli esco sull'erbina bagnata, bellina di Moè, l'uscita a strusciconi sull'erba, con la mano destra gli ho levato il pallone dal piede e poi dietro gli ho preso il pallone e me lo sono bloccato. Riblocca la partita, torna a farmi petto i 5. Da quel giorno per lui io sono diventato un idolo. Quando si faceva le domande in sala stampa, alzavo la mano,
palla è più, il portiere più forte del mondo. E se Sosa va alla Roma porta va, Stefano Ballerini. Porta lei come preparatore dei portieri. E diventa Roma giallorossa Super Sport. Questa è... Però perdonami, cosa non la sono la fonte? No, la fonte non sa uscire. E te, ah, e te invece domenica contro la SPAL gioca ballerina in porta. No, dai, son vabbè, si fa lo so, bella questa storia. Trovi una persona che su questi aneddoti e su queste cose va a nozze. Sentite, voi sapete, giorno te ne racconterò uno anche mio. Vai, alla grande. Ma no, aspetta, se è quello che conosco, aspetta a raccontarlo, perché prima quale? Facciamo un po' di Sinisa? Sì, faccio, sì. Aspetta un attimo. Grazie, Giorgio lo sa. Aspetta, no, allora no, volevo dire, la fonte ha queste due problematiche, sì, le uscite però, alte e le respinte. Però rispondimi. Metti la fonte in porta al Napoli e metti Mertens al centro dell'attacco della Fiorentina. Tu tifoso della Fiorentina, se Mertens non segna, come non ha segnato a Firenze, dai del bischero a Mertens o dai del bravo alla fonte? Che sei veramente una iena. Do del bischero a Mertens. Io no. Vabbè, ragazzi, quello il gol, sì, il dai. Cross di Insigne, lui a botta sicura. Bene. D'interno destro, lì devi far gol. Sì, sono d'accordo. Poi e trovi, c'è il portiere. Trovi la fonte che è pagato 7 milioni e mezzo, qualcosa del sì, genere, no, adesso vale già un trentino come minimo. È la tua bontà. Un trentino come minimo. No, pagato 9. Ah, sì, 9. E comunque vale già un trentino. No, no, lo tieni un altro anno. Sì, sì. Lo valutazione lo di mercato di La Fonte adesso varia già dai 25. Il prossimo anno lo vendi a 50, hai fatto. Però cosa c'entra? Cioè, lì Mertens deve far gol. Sì, sì. Poi, punta vera, poi il portiere deve essere bravo a mettersi provare. Lì. No, però un attaccante, una punta lì, vera tira dentro, dai, pallone e portiere. Sì, ma Mertens non è una punta vera, ecco perché ti dico bravo. Beh, meglio, comunque meglio così, era perché solo una risposta. Se una ti tieni c'è. Un minuto, ho le statistiche, vai, di chiudere. Ce l'abbiamo, no, perché prima voglio vedere la vostra cultura. Allora. Perché con Stefano Borgi facciamo un fotoquizzone bellissimo stasera. Dai. Vai Stefano. Prima, allora, prima 36esimo match all time di tutta la storia Fiorentina-SPAL. In casa la SPAL ne ha giocate 17, vinte 5, pareggiate 7, vittoria della Fiorentina 5, gol segnati dalla SPAL 19, 18 dalla Fiorentina. L'ultimo fu 1-1. Il totale storico all time. 35 giocate, 7 vittorie della SPAL, 13 pareggi, 15 vittorie viola. La SPAL ne segna 28, la Fiorentina ne segna 44. Risultato corsa. Più frequente, l'1-1 che si è determinato. Che ti ho detto? Porca miseria. Tutti i numeri, tutti i numeri, lasciamolo dire, si vince facile. Ora via, sono i numeri, conto la realtà. Scorsa stagione a Ferrara 1-1. A Ferrara 1 raccattato. 0-0 in casa, però sì. Due anni fa, quando hai ti ha dato la mazzolata, che 0-0 la Spagna. Che non dovevi vincere perché 0-0. Io voglio il quiz. Eccoci, vai. Grazie a Stefano Borgi al Museo della Fiorentina. Parliamo di due grandi realizzatori che il 15 di febbraio, alias oggi, hanno fatto segnarono, gli anni. No. No, segnarono due triplette. Oi. Caspita. Allora. In quale vediamolo intanto la fotografia di chi sono, così ve li immaginate. Anch'io, vi danno delle indicazioni. Aspetta, la domanda è: in quali partite furono realizzate queste due triplette e perché queste due triplette di Adia Mutu e Gabriel Batistuta furono decisive? Allora, Genoa Fiorentina 3-0 a 3-3 con la tripletta. Che poi ma perché fu determinante questa Champions tripletta? Perché per via della classifica avulsa col Genoa, esatto, la Fiorentina arrivò davanti. Però, perdonami, non ti permettere mai più di interrompere Mattei, perché quando sto dando una risposta al quiz di per giunta, esatto. Ma poi tra l'altro stavo dicendo la stessa cosa tua e te come i bambini a scuola. Dove vai? Mi metto qui perché sono Mattelli da una manata. Allora tengo due contendenti divisi. No, ma è successo. Ma io ho pagato Stefano. Grande, per questo. Guarda, rischia no, tutto. Stefano, la so. L'ho rischia pagato, tutto. Guarda, la so. E Batistuta? 15 febbraio quando fece 3 gol? Dove? Quando? Come? In che? Ve lo ricordate? 15 febbraio. Piccolo aiutino. È una partita. Lo fece in una partita che fra un po' arriva. Con la Lazio? No. Con l'Atalanta? No. Con l'Inter? Sì. Per Fiorentina-Inter 3-1. 3-1. Non me la tripletta ricordo, di Batistuta, 15 febbraio del 96. E perché fu decisiva? Non me lo ricordo. Perché fu l'andata della semifinale Coppa Italia. Ah già.
e con quella tripletta e con quel risultato tu poi sei andato in finale, anche perché il ritorno è 21-0 ancora a Battistuta, sì. E sei andato poi in finale, guarda caso, contro l'Atalanta. Vedi che grande Stefano Borgi fa tornare tutto quello che c'è bravo, da far tornare, bravo Stefano, lo in, questo, in questo periodo. Greta, non ti chiedo mai come finisce il risultato, come finisce la partita della Fiorentina. Per te? Spal Fiorentina? Non lo dire! Pareggio. Bella Sirena, bella Sirena. 3-3 A proposito di 3-3 siamo a posto così. Bene, allora direi che è stato un bel venerdì sera, ricco, bello, interessante, allegro, spensierato, come deve essere sempre quando si parla di calcio in fase di presentazione, perché ricordatevi comunque che parliamo sempre di 22 giovanotti in mutande, non di sanscrito antico, 22 giovanotti in mutande che corrono dietro a un pallone in un campo di calcio, non di sanscrito antico. Grazie a Riccardo Galli. Grazie a te. Alla prossima. Ciao, alla prossima. Grazie a Stefano Ballerini. Grazie a voi, è stato un piacere. Cosa fai questo weekend con Firenze Viola Supersport? Dove metti fari? Domani facciamo due partite della Rarinantes Florencia, una di pallamano di Siena. Domenica facciamo i Medicei, la partita degli Under 17 della Fiorentina, la primavera la mattina della domenica dal Bozzi con l'Atalanta. E la partita di basket della domenica sera della Fiorentina Basket. Perdona, quanti redattori hai? 8, 4 cameraman e 3 in giro a fare regia, filmate e quant'altro. Se è Firenze Viola Supersport e copre tutto quello che è da coprire, per forza di cose fa così. Edoardo, Tommaso, Gabriele, ciao ragazzi, ciao. Grazie, alla prossima. Il nostro weekend? Sì, lavorativo. Nel frattempo. Lavorativo. No, io lavorativo. Domani mattina, ragazzi, derby, Africo Sales. Con mio figlio, tuo figlio in campo. Col 10 sulle spalle? Non lo dico mai. No, il mio figlio è il 9. Ah, grazie a Greta Beccaglia che ritroveremo domani sera in Atalanta-Milan. Grazie, ciao Greta, grazie. Grazie allo studio, grazie alla regia. Sigla di chiusura, ci rivediamo domani sera alle 8:30.